Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Anche il nostro paese mercoledì mattina è stato colpito, seppur in leggera parte, dalla tromba d'aria che ha colpito in maniera pesante la zona del Tradatese. Fagnano ha avuto qualche albero abbattuto, sicuramente non tantissimi, e un tetto della ex Tintò in via Gorizia che si è mosso con le forti raffiche di vento. Il comune si è subito attivato per togliere, diciamo, i rami e gli alberi caduti sulla strada e per contattare i proprietari di quell'area per chiedere loro di mettere in sicurezza appunto l'area da possibili nuovi spostamenti di tetto durante queste trombe d'aria che purtroppo col passare degli anni si stanno verificando in maniera sempre più frequente. Dopo aver parlato di trombe d'aria e anche in piccola parte di cambiamento climatico, passiamo agli eventi della settimana e partiamo subito con sabato 15 alle ore 11 nel cortile del Castello Visconteo per il Festival del Libro. Ci sarà Andrea Giuliaggi, meteorologo e climatologo. Presenta il libro che dà il titolo Nella peggiore delle ipotesi, sconvolgimento che il clima sta provocando in ogni ambiente. Sempre sabato 15 alle ore 16 nel parco Rita Levi Montalcini, il CRT, il Centro Ricerche Teatrali, propone l'appuntamento con la compagnia Danza Fattori Vitadini, evento inserito nel Festival della Vallelona che proseguirà fino al mese di settembre. Invece il motivo del perché oggi indosso questa maglietta è perché sabato dalle 17:30 il gruppo Giovani Verde Potenziale propone in area feste un evento, un contest dal titolo Young Revolution Fagnano. Laboratori, contest, DJ set, con stand gastronomico dalle ore 19:30. Invito tutti quanti, tutta la cittadinanza, ma soprattutto i ragazzi, quelli dall'età compresa tra i 14 e i 25 anni, a partecipare a questo evento. È un bello sforzo che il Verde Potenziale sta facendo per coinvolgere i nostri ragazzi e i nostri giovani a Fagnano. Spesso si dice sempre che si fa troppo poco per i giovani, adesso i giovani che diano anche la dimostrazione di partecipare a eventi che sono fatti apposta per loro. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti!